Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Spero di sì per tutti. Oggi faccio un piccolo lavoretto di aggiustamento, chiamiamolo così. Ho comprato questo astuccio sul sito di Gearbest che vende oggetti della ditta Ganzo perché pensavo che andasse bene per inserire un coltello che ho esattamente questo. Sempre della ditta Ganzo, G720 se non ricordo male il modello. Le misure sembravano giuste, purtroppo però diciamo che entrarci ci entra nell'astuccio, in fondo, e il problema però è che non si chiude la pateletta protettiva, quindi non arriva a toccare qui il velcro. E niente, purtroppo così si rischia di perdere il coltello e non è il caso. Per cui lo userò per un coltellino un po' più piccolo. Questo ci entra senza problemi. La pateletta, diciamo, si chiude anche se rimane un poco di aria qua, ma comunque se è chiusa il coltello non riesce a scappare e ci va dentro comunque anche un coltello un po' più grossino, però non di quel calibro là. Il problema che mi sorge è che praticamente, seppure il tessuto sia fatto, insomma, di qualità, le cuciture belle, tutto quanto, ma il velcro purtroppo tiene poco e niente, perché c'è giusto qui una pezzettina di queste dimensioni. E sul bordo superiore, praticamente qua dove si attacca, non so, vabbè, la qualità è quel che è, perché purtroppo è facile sganciarlo anche semplicemente se uno, per dire, ce l'ha attaccato alla cintura prendendo dentro da qualche parte in un ramo qualcosa. Vabbè, facendola breve, metterò un bottone automatico. Si comprano in bustine, io li ho presi in un Brico Center se non ricordo male. Mi serviranno quindi i bottoni automatici. Dentro nella bustina di solito c'è anche un apparecchietto per chiuderli, e una fustellatrice che serve per fare buchi di varie dimensioni nella stoffa. E vabbè, il martello, perché praticamente questi bottoni automatici appunto si chiudono col martello. Diciamo la parte che rimane di fuori è questa qui. Vediamo se riesco a farla vedere. Mentre la parte che rimarrà sotto a questo è questa. Quindi questi qui praticamente si inseriranno uno nell'altro, più o meno in questo modo, e in mezzo c'è la stoffa, poi con questo aggeggino qui praticamente si chiude il bottone automatico, più o meno in questo modo, quindi martellando sulla parte qua di sopra metallica il fusto della parte sotto, quindi di questa parte qua si apre e si chiude dentro in questa parte. Invece, diciamo, qui rimarrà questo, cioè la controparte della parte superiore, quindi anche lui ha la sua, non so come chiamare questo aggeggino qua, comunque si infilano uno dentro l'altro, si martella, il gambetto si apre come fosse, non so, un fiore, mettiamola così, e blocca questa parte. Quindi poi questo e questo qua, quando sono a posto, faranno la tenuta del bottone. Ecco. Non è un lavoro difficilissimo perché praticamente con la fustellatrice praticamente devo fare un buco cercando di prendere la mira in modo da tenerlo al centro di questa parte,
E stessa cosa farò su questo, tenendola il più possibile verso il basso, in modo da poter sfruttare l'ampiezza totale dell'asola qua che si forma. E ovviamente andrà un po' a coprire la scritta Ganzo, ma vabbè, che ci si può fare. Niente, adesso provvedo e poi ci sentiamo fra un pochino. Ok, la prima parte è fatta. Vediamo se la macchina mette a fuoco. Ecco, spero che si veda. Praticamente questo è fissato. La parte interna è stata ribattuta. Adesso, come si sarà visto, ho inserito un supporto all'interno perché, come dire, per fare un lavoro fatto bene, la parte di sotto deve appoggiare su qualcosa di molto rigido. E oltre a quello che ho fatto qui con questo legno, poi mi sono anche spostato da un'altra parte. Ho cercato di appoggiare questa parte su uno spigolo metallico con sotto questo cosino che viene dato, insomma, in dotazione, e ho ribattuto per bene l'interno. Niente, adesso c'è da fare il lavoro praticamente sulla parte che andrà a chiudere. Quindi devo prendere la misura e fare un altro buco, cercando di stare a metà più o meno qui. Ecco, c'è da dire che il tessuto in questo punto è anche parecchio spesso, perché c'è questa parte con come dire, la scritta della ditta, sotto c'è il velcro e magari il bottone ha un gambetto che non è altissimo. Ecco, spero si possa vedere, quindi deve trapassare e ribattersi in quell'altro, quindi ci vorrà un po' di martellate e mi dovrò trasferire appunto su qualcosa di un po' più rigido dell'asse di legno che ho appoggiato qui sul tavolo per non rovinarlo. Procedo e ci vediamo appena ho fatto. Ecco, con questo sistema questi bottoncini sono anche utili per esempio, riparare un bottone di una giacca piuttosto che di un giubbetto che si fossero rotti in qualche modo, perché basta appena col trapano, come dire, mangiare via quella piccola parte del fusto ripiegata che il bottone salta via e quindi si può sostituire con uno di questi, oppure metterlo in una giacca o in un giubbetto, insomma in qualche cosa dove il bottone non c'è. Ci sono adesso, diciamo, cose magari un po' economiche che la pateletta, come si dice, non so, io la chiamo così, insomma la parte della giacca che sormonta la cerniera, per esempio, può essere chiusa soltanto da del velcro, anche lì magari facile. E dopo un po' perde la sua capacità di chiusura. Installando questi bottoni si può avere invece una chiusura piuttosto tenace. Ecco, passiamo più avanti.
Eccoci, il lavoro è fatto praticamente. Oh, sì, mi sono dovuto spostare, ripeto, in un posto dove ho un pezzo di metallo appoggiato in terra su cui potevo battere bene, perché effettivamente essendo qui molto spesso il tessuto è stato un po' difficile sistemare il bottoncino. Effettivamente, vabbè, uno avrebbe potuto, non so, rasare via un po' il vecchio, fare qualcosa, però forse anche soltanto incollato si poteva tagliarlo via. Vabbè, fa niente. Comunque, ecco, spero che si possa vedere. Ci sono i due bottoni, maschio e femmina. Quindi, una volta che ho dentro il mio coltellino. Ecco fatto, tra l'altro non si è neanche rovinata tanto qui la scritta, quindi, e come si può vedere, questo è anche difficile da aprire volendo, quindi diciamo che la tenuta sicuramente è molto molto meglio del semplice velcro che c'era prima. Ecco, anche prendendo dentro ci vuole un bel po' prima di riuscire ad aprirlo. Ecco, è tutto. Se ci sono domande, fatele pure e niente, cercherò di rispondere. Ecco, l'unica cosa è stare un po' attenti quando si batte col martello, perché abbiamo più o meno il dito in questa posizione, è facile farsi del bel male. Cioè, è meglio tenerlo, per esempio, ecco, così, di modo che il dito sia un po' più protetto, perché bisogna dare dei bei colpi prima che questo aggeggino qui riesca a piegare il metallo dei fusti dei due bottoni. Un saluto a tutti, grazie e ci vediamo al prossimo giro. Ciao, grazie.